Buongiorno! Sì, leggete bene, dopo anni finalmente ritorno a fare una recensione di un JRPG. A inizio anno vi avevo detto che avrei recensito Tales of Graces F, ma devo ancora giocarlo, quindi passo direttamente al nuovo gioco della serie Namco Bandai uscito ad agosto in esclusiva per PlayStation 3, Tales of Xillia. Sì che poi è nuovo per noi poveri sfigati, perché in Giappone ormai è roba vecchia, è uscito nel 2011, da allora è uscito pure da un pezzo il seguito, Tales of Xillia 2, che fantasia, che noi vedremo nei negozi solamente l'anno prossimo. E visto che è uscito il 2, già potete intuire il successo che ha avuto questo gioco in Giappone, e forse anche per questo la Namco ha deciso di portarcelo in Europa addirittura localizzato in italiano. Alcuni siti anche molto noti dicono che si tratta del primo Tales of localizzato in italiano, ma è una cazzata abnorme! Io vi ho insegnato che già i due Sinfonia e forse pure il Phantasia per Game Boy Advance erano stati tradotti. Da fanboy della serie ho deciso di supportarli e di prenderlo al day one a prezzo pieno, anche perché mi serviva insomma qualcosina per riprendermi dopo la piccola delusione di Ni no Kuni, che per quanto sia un gioco discreto insomma mi ha deluso sotto alcuni aspetti. Per scoprire se mi sono pentito o no di aver speso tutti quei soldi, vi tocca assorbirvi tutto il video. Oh, si mette anche alla fine. Via l'introduzione! When man and spirit coexist, dreams and wishes are fulfilled. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition, and in turn, those wishes preserve and protect the spirit's livelihood. She claims she's Maxwell. She's supposed to be the spirit Maxwell? You gotta be kidding me. What in the world would a spirit like that be trying to destroy? When someone uses a Spyrex, spirits die. I know he must be stopped. I know I must help stop him. When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble until there is nothing left. I can no longer obey the king. He uses his own people as pawns. What are we waiting for? We have to save those citizens. Your metal is inspiring. All right then, hold on tight. No one in this world is more worthy to sit upon this throne than I. Spirits protecting humans. Now that is quite an interesting tale. Humans strive to become stronger. They constantly struggle to grow more for the sake of others. They rise to the occasion. La storia è ambientata nel mondo di Rhys Maxia, dove un giorno Jude Mattis, uno studente dell'Università di Medicina di Fenmont, incontra per puro caso Milla Maxwell, ovvero l'incarnazione della divinità Maxwell, che si trova nella sua città per compiere una missione molto importante, distruggere la lancia di Kresnik, una potentissima arma che ritiene sia troppo pericolosa per l'umanità. La missione non andrà molto bene. Per forza, se andava bene già finiva il gioco e ciao! Perché la lancia assorbirà tutti i poteri di Milla e la renderà un normalissimo essere umano. Riusciranno comunque a mettersi in salvo e a lasciare la città grazie all'aiuto del misterioso sospetto mercenario Alvin. E da qui in avanti partirà il loro viaggio, insomma, per scoprire chi ha costruito la lancia, perché e per distruggerla ovviamente.
ma non voglio svelarvi assolutamente altri dettagli, perché vi assicuro che la storia diventa ben più complessa di quanto possa sembrare nelle prime ore, anche se comunque non raggiunge la profondità di quella di molti altri giochi. È una storia molto piacevole e molte volte, quando sembrerà che stia per arrivare alla fine del gioco, invece accade quel qualcosa che ci farà restare a bocca aperta e che ci farà venire continuamente voglia di proseguire con il gioco. Anche se insomma sotto sotto lo si può anche intuire, visto che i JRPG insomma durano sempre tanto. Però nel corso della storia le strade tra Milla e Jude si divideranno più volte e quindi ecco che gli sviluppatori hanno ideato uno stratagemma. A inizio gioco potremo decidere se seguire le vicende di Milla o di Jude. Quindi, in base al personaggio. Quindi, in base al personaggio scelto, ci saranno aree da esplorare, boss e missioni differenti. E secondo me è una buona cosa, perché in questo modo, insomma, sei spronato a ricominciarlo con l'altro personaggio. Anche se c'è da dire che non è un gioco che dura 7-8 ore, ma 30-35, quindi non so quanti avranno voglia di ricominciarlo. Io sì, ovviamente. Ah, prima che me lo chiedete, io ho scelto Milla, ma mi sono pentito sinceramente di averla scelta. Avrei preferito scegliere Jude. Ma poi che ne so, magari quelli che hanno scelto Jude invece avrebbero preferito scegliere Milla. Ma oltre ad una trama valida, servono anche dei personaggi fichi, che non siano odiosi e che ti facciano venire voglia di entrare nel gioco per prenderli a schiaffi. E fortunatamente questo gioco li ha. E non sto parlando solamente dei personaggi giocanti, che sono 6, anche se ho letto che inizialmente ne erano previsti 8, ma di tutto il cast, quindi degli antagonisti e dei personaggi secondari. Inoltre il loro design è veramente accattivante, difatti ho letto che in alcuni Tales of il character design era stato affidato a Kosuke Fujima, mentre in altri a Matsumi Nomata. Ma in questo Tales of Xillia per la prima volta hanno deciso di unire le forze e quindi non poteva che venire fuori qualcosa di fantastico. E come ormai in tutti i Tales of, girovagando in giro per le mappe, si potranno vedere molte scenette opzionali, alcune delle volte serie ma la maggior parte delle volte esilaranti, che serviranno per farci conoscere meglio il carattere dei vari personaggi. Devo dirvelo? Vabbè, ve lo dico. Nelle città potremo trovare la locanda, dove recuperare le energie, i vari negozi, quello di armi, d'armature, d'accessori, degli oggetti e del cibo, ovvero dei piatti che ci daranno vari bonus per alcune battaglie, che però forse facilitano troppo le cose. Ma i negozi non funzioneranno come in tutti gli altri JRPG, e cioè che in ogni nuova città ci sarà del nuovo equipaggiamento e nuovi oggetti da acquistare. Praticamente saremo noi a decidere quali negozi espandere, donando soldi ma più che altro materiali, facendoli così salire di livello sbloccando nuova roba. Quindi risulta fondamentale insomma fare qualche quest secondaria, del tipo trova un oggetto o annienta un gruppo di nemici, e credo che alcune, se non le si portano a termine subito, andranno perse per sempre, mentre altre si potrà tornare a farle in qualunque momento. E non serve rifarsi tutta la strada, perché si possono fare i viaggi rapidi. Ed esplorare ogni angolo delle varie aree fuori città, che saranno abbastanza vaste e di vari piani, visto che oltre alle scale è stata aggiunta la piccola novità di poter arrampicarsi su dei piani se non sono troppo alti. Ma non rischieremo mai di perderci grazie a una minimappa molto molto chiara. Per trovare appunto forzieri e materiali che respawneranno una volta lasciata l'area. Mentre più attenzione occorrerà per trovare i tesori di Ifrid, che più delle volte sono degli accessori ridicoli da far indossare ai personaggi. Ma raramente anche qualcosa di utile, dai. Oltre ovviamente a fare qualche combattimento, visto che queste aree saranno pullulanti di nemici. Volendo si potranno anche schivare facilmente tutti, non saranno mai così veloci da raggiungerci, ma è necessario affrontarne giusto qualcuno, si livella abbastanza in fretta. E non risulta per niente pesante grazie al solito strabiliante sistema di combattimento. Il sistema di combattimento stavolta ho studiato e ho scoperto che viene chiamato Linear Motion Battle System, e in questo Tales of per la precisione viene chiamato Dual Ride Linear Motion Battle System. In base a come ci approcceremo al nemico si potranno avere dei vantaggi o dei svantaggi nel combattimento, ma il fatto è che a meno che di ritrovarsi in un vicolo stretto è praticamente impossibile non prenderli da dietro, perché si muovono come dei completi rimbambiti. I quattro personaggi in battaglia potranno essere impostati in automatico, così da essere manovrati dal computer in base alle dettagliate tattiche che gli abbiamo assegnato, o in semiautomatico e manuale per gestire liberamente il nostro personaggio preferito. Quindi ovviamente se avete 4 joystick e 3 amici, ma ne dubito, potete giocare in 4 così da spaccare ancora di più i culi ai nemici.
sono come al solito molto frenetici e divertentissimi da giocare. Si potranno concatenare attacchi e tecniche in base ai punti CA, cioè punti contrattacco, che si caricheranno ad ogni fine combo. Mettere in pausa per fuggire se siamo nabbi, cambiare le tattiche e usare oggetti curativi di supporto, oppure sostituire in tempo reale un personaggio con un altro che non sta combattendo, ed è una feature che avevo sottovalutato all'inizio ma che negli scontri più ostici risulta decisiva. Inoltre ci sarà la particolarità di potersi linkare con un altro personaggio del gruppo così da ottenere un'abilità particolare, e inoltre combattendo pian pianetto si riempirà una barra che abbiamo di lato. A determinati intervalli si potranno eseguire dei spettacolari attacchi combinati con il nostro partner. E ancora meglio, una volta che sarà piena si potrà andare in Over the Limit, uno stato in cui si avranno infiniti punti contrattacco, si potranno concatenare gli attacchi combinati e fare un culo così ai nemici. Nelle prime ore di gioco potrà sembrare tutto facile e semplice, ma vi assicuro che dopo qualche ora di gioco, cioè quando si sbloccheranno un po' di tecniche e abilità, diventerà una bomba. Le tecniche e le abilità si possono apprendere sviluppando la sfera Lilium. Praticamente salendo di livello ci verranno dati tot punti da spendere in questa specie di ragnatela di potenziamenti, che dovrebbero assomigliare vagamente a quella di Final Fantasy X. È più facile farvela vedere che spiegarla. Comunque con ogni punto potremo avanzare in questa ragnatela. Ogni avanzamento darà un potenziamento prestabilito, quindi un aumento delle statistiche. E chiudendo le varie aree si sbloccheranno queste tecniche e abilità. Invece le abilità funzionano un po' come Final Fantasy IX, cioè ogni abilità per essere attivata necessiterà di tot punti abilità. Mi vergogno un po' a dirlo, ma mi sono accorto dopo qualche ora che esistevano. Giocato la penultima difficoltà, in tutto ci sono 4 difficoltà, facile, normale, moderata e difficile, e si può cambiare in qualunque momento lo desiderate, l'ho trovato un tantino facile. Io l'ho finito in 32 ore senza fare sessioni di allenamento, e ho faticato solo contro un boss, ma per un mio capriccio di volermi tenere per forza i soldi per equipaggiamento migliore. E se facciamo game over contro un boss ci sarà data subito la possibilità di ritentare, che comunque non era necessario perché ci sono punti di salvataggio ovunque. Oltre ad esserci il salvataggio rapido, cioè un salvataggio temporaneo che si può fare senza stare sopra i punti di salvataggio e che viene cancellato nel momento in cui lo carichiamo. E se siete senza soldi, niente paura, perché potete sempre andare sullo store a rifornirvi, e se avanzate qualcosina potete anche comprarvi qualche costumino o una capigliatura. Le immagini sono vere, purtroppo. Parlando invece della grafica, probabilmente è il punto più debole del gioco, perché nonostante le numerose cutscene in stile anime lasciano a bocca aperta, cioè avete visto l'introduzione, e se l'avete saltata siete bambini cattivi, il resto non sorprende, le animazioni sono un tantino robotiche, quando l'inquadratura zoom si nota che i personaggi sono un po' spigolosi, nelle città si vede chiaramente che gli NPC vengono caricati in ritardo, e nei combattimenti, in alcune ambientazioni, se sono presenti numerosi nemici, potrebbe esserci qualche calo di framerate che minerà un po' la giocabilità. Ma comunque le ambientazioni e gli sfondi non posso dire che non sono fatti bene. E dobbiamo anche ricordarci comunque che è un gioco di 2 anni fa, quindi può anche starci tutto questo. Mentre sicuramente è più curato il comparto audio, anche se comunque qualcosina di negativo da dire ce l'ho. Ma partiamo con le cose positive, quindi tutta la colonna sonora, per la precisione sapete bene che è un debole per le battle team di Tales of. E uno dei lati positivi di scegliere Milla è proprio la sua colonna sonora dei combattimenti che ti gasa, insomma che vuoi spaccare fuori tutto. Sul doppiaggio, che è solo in inglese, nei Tales of non è mai stato possibile selezionare quello giapponese, si spera che prima o poi lo faranno, sono stato molto molto indeciso su cosa dire, perché le prime ore di gioco mi ero appuntato che dovevo dire proprio il doppiaggio fa cacare, perché avevo sentito subito il doppiaggio di Milla e insomma non vale giustificarla dicendo che è poco espressiva con la scusa che in realtà non è un essere umano. Veramente io spero che la doppiatrice di Milla l'abbia fatto apposta a doppiarla così male, perché fa la stessa voce qualunque cosa dice, cioè sentire una certa voce quando fa certe facce è indecente. Proseguendo con la storia migliora leggermente e le voci degli altri personaggi te la fanno un po' dimenticare, però resta ampiamente insufficiente. Che tu sia maledetta, Mina Enogi! In conclusione, anche se in giro per i vari siti si è preso dei votacci, cioè si è preso un macello di 6 e 7 e sì, in sto periodo un 6-7 è un votaccio, a me è piaciuto veramente veramente tanto, è un JRPG come non ne giocavo da tanto tempo.
che però secondo me non raggiunge l'eccellenza per colpa di alcuni difettucci come appunto la troppa facilità e anche la longevità, perché ok che è rigiocabile anche grazie al New Game Plus e se lo si vuole platinare ci vogliono almeno un centinaio d'ore. Ma 30 ore per un JRPG non sono tantissime e contate che una volta finito il gioco c'è poco da fare. Si possono completare le missioni secondarie lasciate in sospeso, c'è un boss opzionale e un dungeon che si potevano tranquillamente risparmiare perché è un riciclo di tutte le aree già visitate. Comunque è consigliatissimo se siete amanti dei JRPG e se non vi siete mai avvicinati alla serie questo potrebbe essere il momento giusto per farlo per svariati motivi che ho elencato prima. E con questo ho concluso, sono senza voce. Spero che la recensione vi sia piaciuta, di non avervi annoiato. Saluto VDG Team. Se mi chiedete di essere sponsorizzati vi dico di no, ma di essere salutati sì. Quindi se volete essere sponsorizzati basta che mi chiedete di essere salutati. Potete fregarmi così. Grazie infinite per tutti i commenti, le iscrizioni, siamo già oltre 1050. Ma perché vi iscrivete quando non carico un cazzo? Perché? Vabbè. E grazie per i mi piace che mi lasciate ogni settimana, vi voglio bene. E noi come al solito ci becchiamo settimana prossima, o meglio quella dopo, con una nuova top 10 perché devo ancora decidere cosa fare. Ciao!